bentornati, bentornati a un nuovo video del calendario dell'avvento. Avete letto nel titolo che finalmente vi mostriamo la libreria di mio fratello. È uno dei video che più mi avete richiesto da quando faccio video occasionalmente con lui. Ci teniamo, io e mio fratello che non c'è, ma lo sentirete la voce e lo vedrete poi nei close up che abbiamo registrato a casa sua, a fare due precisazioni. La prima è ovviamente che mio fratello non vive da solo, vive ancora a casa con i nostri genitori, quindi non ha una libreria per capirsi come la mia a parete, ma ha una serie di spazi nei quali può mettere i propri libri. Infatti voi vedrete una prima parte registrata in una stanza libreria a casa dei miei, dove ci sono vari scaffali con libri vari e lì ci sono i libri diciamo della categoria giovane lettore, chiamiamola così, mentre invece poi quella che è la sua libreria la vedrete in camera sua e lì vi mostriamo poi i suoi libri. La seconda precisazione è che mio fratello è un appassionato, stavo per dire appanito perché è un accanito e appassionato lettore di fumetti, ma non ve li abbiamo mostrati, o meglio ve li abbiamo fatti vedere più o meno, ma non siamo andati nel dettaglio delle varie serie, ci siamo concentrati più sui libri. Detto questo, vi lascio ai close up registrati in loco. Allora, qui abbiamo lo scaffale giovane lettore, giusto? Quindi abbiamo ovviamente tutta la saga di Harry Potter, compreso l'ultimo, e compresi i due extras, e quindi il Quidditch attraverso i secoli e Animali fantastici dove trovarli, l'originale e non la sceneggiatura che vendono adesso, giusto? Poi di questi qua invece devi parlare tu, perché io assolutamente non li ho letti. Fantasy. Ok. Green Room Fantasy, Arthur proprio di me, di Luc Besson. Ok. Il film. Quello lì è Cloud Atlas. Cloud Atlas, io ho visto il film, però devo ancora leggerlo, questo libro qua. È abbastanza complicato. E poi c'è la saga di Aragorn, che io non ho letto. Sì, e poi ci sono... E le cronache di Narnia, un gran classico. Completo. Ok. In questo secondo scaffale abbiamo qua davanti... Le cronache del ghiaccio e del fuoco di Martin, okay, in edizioni diverse, però sono tutte. Ok. Queste sono edizioni nuove, che hanno fatto con la serie, questi qua sono le edizioni vecchie che erano divise, e questo qua è l'ultimo volume pubblicato ad oggi. Ok. Sopra ci sono la svastica sul sole, di cui abbiamo parlato l'estate scorsa. Quest'estate? Quest'estate sul canale, se trovo il video ve lo lascio qui sotto. E vabbè, un classico, il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Poi, qua dietro... Qua c'è la saga di Tom Rob Smith, che è un giallo, diciamo, un thriller, è ambientata nell'Unione Sovietica, ed è una cosa un po' particolare perché è scritta da un americano, ambientata in Russia, comunque... È il primo qual è? Il primo è Bambino 44, ah, okay. Ho entrato anche il film, ma il film non è per niente... adatto. Questo non lo conosco. E questa è la continuazione. Ok, sopra. Questi sono i Nesbo pubblicati da PM, okay, perché prima in Italia c'aveva PM i diritti, e gli altri invece pubblicati nell'altra libreria. E Asimov. Il ciclo della fondazione di Asimov, e questo è un altro romanzo di fantascienza, però in disordine. Ok. Poi di qua, spostandoci, troviamo Hunger Games, tutta la serie, la trilogia, La collina dei conigli. Collina dei conigli, non commenta la collina dei conigli. No, e di tutto. E poi ci sono dei gran misti. Qui ci sono un po' di classici, perché c'è Levi, Stendhal, Rigoni Stern, Pirandello, sì, un po' di tutto, Diabolik, che mi sembra Diabolik, giusto. Giustamente, Paolo Giordano che mi aveva regalato, perché non apprezzo Paolo Giordano. Maze Runner, ancora un po' di Diabolik a caso, e un po' di fantascienza. Solaris, universo di Heinlein. E poi abbiamo Classiconi proprio. Seneca, Cicerone, Epicuro, Feynman, Cartesio, Voltaire. C'è un po' di tutto. C'è il bambino con il pigiama a righe, c'è Erasmo da Rotterdam. Sì, ma voglia. Giovanni Verga, c'è un po' di tutto. Due libri di Stephen Hawking, Mario Calabresi. Ok, un gran miscuglio di qua, sì, insomma. Perez Reverte. Che la libreria vera e propria è questa che è in camera.
Suddivisa in la parte bassa che vedo prima, Libri di scuola vecchi. vecchi libri di scuola e fumetti misti, Sì, giusto? manga, fumetti, un po' di Urania e comunque per la maggior parte fumetti. Ok, perfetto. Poi la parte centrale che la andiamo a vedere con Eccola calma cicciuta. e la parte là in alto che io sono un nanetto. Guardate che guadagnate ancora qualche centimetro. Avvicinati un Fumetti. po', sono tutti fumetti. Tutti fumetti per la maggior parte italiani e americani. Perfetto, adesso torniamo giù qua nella parte centrale che è invece quella un pochino più ricca. Apri pure gli sportelli, prego, valletto, abbiamo anche il valletto oggi. Allora, cominciamo a toglierci questo scaffale centrale con tutti questi action figure davanti. Questi sono tutti i fumetti, dietro ci sono tutti Dylan Dog Ah anche sì, perché qua. non l'abbiamo detto, ma ovviamente sono in doppia fila i libri qui Ah sì, dentro. ovviamente tutto doppia fila, Dylan Dog dietro, Dylan Dog davanti, terza stagione di Orfani, prima stagione di John Doe, le altre stagioni sono sopra. Sì, Ok, e tutti gli action figure, Star Wars. ovviamente. Ok, poi. Qua sopra, nella seconda fila ci sono dei fumetti, qua davanti un po' di Einaudi stile libero. Ammaniti, Carozzi, sono due italiani che non mi sono piaciuti tanto. Lansdale e McEwan. Poi ci sono i Nesbo pubblicati, gli ultimi pubblicati, quindi quelli dei Einaudi. Vizio di forma di Pynchon, Winslow, Le Belve e l'inverno di Frankie Machine. E poi c'è l'Uomo di Marte, da cui è tratto il film The Martian, Ok. sopravvissuto. Kent Harroth, benedizione, devo ancora comprare gli altri due. Carrère, un romanzo di Tiziano Sclavi che sono abbastanza introvabili. Togliamo Chi è? Come si chiama quel coso lì? il TIE Fighter. Ok. Edizione Clichy, Quella luce negli occhi, consigliatissimo, bellissimo. Lince rosse e altre storie, una raccolta di racconti abbastanza interessante. E I figli della polvere non mi è piaciuto per niente. Poi ci sono lì la piccola biblioteca Mondadori, tre volumi della saga della Guida Galattica di Douglas Ok. Adams, Fight Club di Polanik. Polanik, abbiamo scoperto che si pronuncia. Galveston di Nick Pizzolatto, che è l'autore di True Detective. Ah, ok. Poi Svaniti nel nulla di Tom Perrotta, che è il libro da cui hanno tratto la serie The Leftovers. E sul soffitto di Henrik Chevillard, che avevamo preso al Salone del Libro. Esatto, vi lasciamo il video da qualche parte qualora non l'aveste visto. E poi un po' di classici, quindi Il nome della rosa, Giovane Holden, I nove racconti di Salinger, 1984, Fahrenheit 451. Questa è la bomboniera del battesimo di Gregorio. E il primo romanzo di Drago Nero, Ok. quindi tratto dai fumetti. E Ya, La battaglia di Campocarne di Roberto Recchioni. Poi qua abbiamo una graphic novel di Ratiger, un libro autoprodotto di Mauro Luzzeo e una guida al fumetto. Facciamo vedere anche la bomboniera. Ah, e poi Player One di Ernest Cline. La bomboniera col puffo. E poi c'è il mio amico robottino. Al sicuro Il da. BB-8 al sicuro da Gregorio perché Gregorio va a caccia di BB-8. Poi, qua sotto. E questa è la mensola preferita, diciamo. Quella dove Ok. ci sono i libri che mi sono piaciuti di più. Dietro. Ah, dietro tutti i fumetti. Ok. Dylan Dog, fumetti vari, fumetti della Bao, Zero Calcare, Bone, l'artbook di Star Wars, Residuo della Forza, fumetti. Ok, davanti. Carver, Ok. cattedrale di cosa parliamo quando parliamo d'amore, tutti e due consigliatissimi e bellissimi. Tutti sono consigliati in questa Questa mensola. fila è la Ed è preferita. l'unica mensola che è ordinata in ordine alfabetico È per la prima vero, volta. perché sopra invece erano ordinati per editore. Sì, Mi sembrava di aver visto. principalmente sì. Ok. E Misteri di Pittsburgh di Michael Chabon, numero 11 Jonathan Coe, Il Museo dei Pesci Morti di D'Ambrosio con una raccolta di racconti, poi De Lillo, Amor Bianco, Mao II, The Body Artist in questa edizione inglese molto bella. Sono Carina. tutte così, cioè Ah, hanno avevo fatto visto la tutto da. foto. Sì, Esatto. bella. E poi Cosmopolis e Zero K. Dei Veggers, L'opera struggente un formidabile genio, L'ologramma per il re, Il cerchio, Bret Easton Ellis, Neo di Zero, Regole dell'attrazione, Acqua dal sole e Glamorama. Faulkner, Mentre morivo, altri due di Faulkner sono in In attesa di attesa. lettura. Franzen, Le correzioni a Purity, mi manca libertà. E Città in fiamme di Garth Rhys Skalberg, I 49 racconti di Hemingway, Ballo di famiglia di David, Ben Lerner, molto consigliato e poco conosciuto, Un uomo di passaggio e Nel mondo a venire.
Jonathan Lethem, Chronic City e l'ultima raccolta che è uscita da poco, l'anno nuovo fortunato, e Jay McKirney, Emilia Luce di New York e La luce dei giorni, Silvia di Ne Michaels, abbiamo parlato perché questo l'ho letto anch'io. Scarti di Jonathan Miles, e di Jonathan Miles so anche di Dear American Airlines, che è Di che ho letto Kwasinkwo, io, avevo parlato io di Dear American Airlines. Trilobiti di Pancake, Pancake. Philip Roth, Lamento di Portnoy, Inganno, Pastorella Americana e Everyman, Edward St. Aubyn, La saga dei Melrose e Senza parole, Dio di illusioni, Donna Tartt. Ok, e poi abbiamo invece l'ultimo scaffale qua sotto, là dietro per cominciare. Ah, là dietro c'è 22-11-63 King, Stupendo, ve ne ho parlato io. in un volume con tre storie di Tiziano Sclavi di Mister No, l'ultimo di Umberto Eco, On Writing di Stephen King, il primo di Stephen King della Torre Nera, di American Eccolo Airlines, lì. e Tutti gli uomini di Omadre di Cary Hudson. Ok. Qua abbiamo tutti i fumetti supereroistici, la raccolta dei fumetti di Andrea Pazienza, fumetti vari e graphic novel. Ok, qua Qua davanti. davanti abbiamo che non si vede bene Gli indifferenti di Moravia, Ok. e Astrogramma di Lorenz, Il suono del mondo memoria di Di cui Bevilacqua. abbiamo Questo parlato il mese scorso, mi sembra, perché l'ho letto da poco. qua è il primo volume di edicola di Orfani, ma ho preso solo il primo avendoceli tutti in edizione vecchia. Paper Girls di Di cui Vaughan, abbiamo parlato perché l'ho letto Il anch'io. buio in sala di Ortolani, Idem con patate. Saga, Vabbè, sapete che lo amiamo. primo volume di Strangers in Stranger in Paradise, Paradise non l'ho che è ancora molto letto. bello, Ah, però infatti. bisogna avere i soldi per recuperare tutto. E 100 Bullets, una serie molto interessante, però anche qua molto lunga, devo ancora completarla. Molto molto interessante, della Vertigo, quindi per un pubblico, diciamo, adulto. Ok. Dopo Il la rimettiamo a primo posto. volume di Le questa Shannara. raccolta, sì, del ciclo di Shannara di Terry Brooks, La nave di Teseo, Che io non ho ancora letto, ma vabbè. anch'io ho finito. E questo qua è Che un libro uscito bello. da poco che raccoglie, diciamo, tutta la scena underground del fumetto italiano, ovviamente spinto un po' da Zero Calcare per la Chiaro. sua fama, però ci sono nomi che non sono molto conosciuti e che, Dovrebbero esserlo di più. se, diciamo che meritano. Qua c'è l'ultimo libro di Cipi, molto bello, consigliato a Sai che tutti, non La l'ho terra dei ancora visto la figli, Torre dei Figli? molto molto bello, consigliato a tutti. Due libri della Tounet, Dalle rovine di Funetta e Mescolo tutto di Jasmine Lo Incretolli, facciamo così che almeno stanno su. Sottomissione di Hullabek, Le ore di Cunningham, tre volumi di Star Wars, Sembra giusto. Tarkin e Smuggler's Run, che sono in lingua originale Aftermath in italiano. La trilogia è L'area X di Van der Meer. Di cui abbiamo parlato ampiamente sul canale perché l'ho letta tutta. Ok. Aspetta, bisogna vedere questo, che è un saggio di Minimum Fax e Giulio D'Antona sulla letteratura americana, molto Ah, bello. ok. Gillian Flynn, L'amata, l'amatissima. Ma Sulla pelle nei luoghi oscuri, The Grown Up e L'amore sai che bugiardo. non ho ancora letto questo, mi sa. Eh no, mi sa di Mi no. manca ancora. Tony e Susan di Austin Wright, da cui è stato appena tratto il capolavoro di Tom Ford, consigliato a tutti, andatelo a vedere. Scritti e corsari di Pasolini, Due libri di Fazzi, I capelli di Harold Rooks di Thomas Williams e Lo schiavista di Paul Di cui Betti, parlano tutti benissimo, che io non ho autore ancora che ha vinto letto. il Man Booker Prize. Devo leggere anche questo, cioè io non ho tempo abbastanza per leggere tutto. John Updike, Ok. Cuori coniglio, Ritorno di coniglio, Nessuno scompare per davvero di Catherine Lacey, La ragazza dai capelli strani di David Foster Wallace e Il signore delle mosche di William Golding. Libri in lettura. The Fireman, Joe Hill. Uccellino del paradiso di Joyce Carol Oates, sono praticamente a metà. Echo di Jonathan Safran Foer, che non mi sta piacendo, ho letto solo 100 pagine. E Simpatizzante di Dai, dai, leggici il nome del video. Cos'è che ha vinto questo? Nguyen, ha vinto il Pulitzer. Ah, ha vinto il Pulitzer. Qui siamo al reparto dei libri che aspettano di essere letti. L'arcobaleno della gravità di Pynchon, Il cardellino di Donna Tartt, NW, come si chiama? NW, io ne ho parlato sul canale perché l'ho letto
Penso che l'ho letto quando avevo già il canale aperto. Se trovo la recensione ve la linko qua sotto, l'avevo letto in inglese. Al secondo capitolo della Torre Nera, che è a metà, lo sto leggendo, però è un anno che è a metà. Il Fiore Rosso di Paolo Barbato, La ragazza meccanica di Paolo Bacigalupi, 10 dicembre di Saunders, questa è una raccolta delle migliori storie apparse sulla rivista McSweeney's, How to Set a Fire and Why di Jesse Ball, Il buio entre la siepe di Harper Lee, Una famiglia americana di Joyce Carol Oates, Faulkner, L'urlo e il furore e Luce d'agosto, Viaggio al termine della notte di Céline, anche queste sono a metà, e Furore di Steinbeck e il secondo romanzo di Dragonero. Eccoci, questo è tutto. Vi abbiamo quindi mostrato il giovane lettore, i fumetti, il lettore, i libri in lettura e quelli che attendono di essere letti. Aspetto i vostri commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Avete visto che sono letture abbastanza diverse dalle mie. Non temete, arriverà anche il mio bookshelf tour, me l'avete chiesto tanto nell'ultimo anno. Lo abbiamo già girato, lo vedrete. Non la prossima settimana, quella dopo ancora, lo sto montando, ma c'è, ho già registrato tutto, quindi tranquilli, arriverà anche quello. Nel frattempo fatemi sapere appunto cosa ne pensate di questo, dei libri che vi abbiamo mostrato, se li avete già letti e quali sono le vostre opinioni. Naturalmente mio fratello ha promesso di rispondere ai commenti qua sotto, visto che si riferiranno a libri che lui ha letto o da leggere. Aspettiamo i vostri commenti qui sotto, io vi mando un bacione e vi do appuntamento sempre qui domani con un nuovo video. Ciao!